Come vi siete accorti dell'incendio? Io mi sono accorto, diciamo, che mi ha chiamato l'inquilina sopra di me, ho urlato e poi ho sentito dei scoppi della macchina. E allora ho capito subito, perché ho aperto le finestre, sto qua. Ho aperto le finestre e ho sentito l'odore, la puzza del fuoco, diciamo. E siccome c'avevo la macchina proprio a fianco al furgone, quello di là, a un certo momento mi ha detto: guarda che quella è la macchina tua, manco mi ricordavo se era quella la macchina. Dico: porca miseria, davvero la macchina mia. E così ho fatto il giro praticamente dell'altro palazzo e praticamente poi sono riuscito a levarla la macchina mia. Sono entrato dentro e l'ho levata, però si è bruciata da una parte, la fiancata io ce l'ho bruciata, diciamo. La paura è stata immensa, proprio perché guarda là il coso, quando è arrivato il fuoco, al cartellone lassù proprio, ha bruciato tutto proprio. Quindi la paura è stata proprio davvero tanta. Sì. Pare che non è la prima volta. È già risuccesso un fatto di questo genere, e guarda caso proprio in questo punto qua, perché questo muro non riesce più a praticamente a pulirsi con la pioggia, perché si era pulito, invece adesso un'altra volta tutto fumo, un'altra volta. E a un certo momento, non lo so, che ne so, è un parcheggio che qui sicuramente ci si mettiamo più, quello tranquillo proprio, che non ci si mettiamo più proprio.